Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo la recensione di questo purificatore d'aria della Nobe Beard. Il modello è KJ203F. Vi lascio qui in sovraimpressione il nome completo. Questo purificatore, come tanti altri prodotti, è stato in offerta sul nostro canale Telegram. Se non siete iscritti, nella descrizione di questo video trovate il link per potervi iscrivere e trovate anche il link per poterlo acquistare. Come di consueto, per supportarmi vi chiedo semplicemente un like e se vi va iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma a me dà la forza di andare avanti e di portarvi su questo canale contenuti sempre nuovi, gratuiti ed interessanti. Iniziamo subito con le caratteristiche tecniche. Le dimensioni di questo purificatore sono 52 cm x 33 x 17 cm di profondità, con un peso di circa 4 kg e 200 g. Le dimensioni del filtro invece sono 29,5 x 37 x 3,5 cm di spessore. La durata del filtro è di circa 3000 ore. La macchina ci avviserà quando sarà necessaria la sostituzione tramite le tre luci del timer che lampeggeranno contemporaneamente. Nella confezione, oltre al purificatore che ha un cavo di alimentazione lungo circa 1,80 m, troviamo anche il gruppo filtrante e un comodo manuale d'uso anche in lingua italiana. Per quanto riguarda il lato più importante di un purificatore, come già detto in altri miei video, è sicuramente il gruppo filtrante. In questo caso il Nobe Beard, il KJ203F, ha un gruppo filtrante formato a 4 stadi. Abbiamo esternamente un prefiltro che in questo caso può essere staccato dal gruppo filtrante e lavato. Ovviamente, essendo capace di catturare le particelle più grosse, è consigliato, anche per aumentare la durata e l'efficienza del gruppo filtrante, di controllarlo più frequentemente. Poi abbiamo il filtro EPA E11, un filtro poi a carboni attivi per eliminare anche alcuni odori, infine un filtro a catalizzatore freddo, chiamato anche catalizzatore a bassa temperatura, che ossida e decompone altre particelle chimiche presenti nell'aria. In più, in questo purificatore troviamo un generatore di ioni negativi ad alta concentrazione, circa 10 milioni su centimetro cubo. Questo aiuta non solo a migliorare la qualità dell'aria, ma aiuta anche ad aumentare la qualità del sonno, l'umore e migliora in generale le funzioni respiratorie. Se volete approfondire l'argomento in merito ai ioni, che siano essi positivi o negativi, vi lascio qui in alto il link per andarlo a vedere o alla fine di questo video. Voglio fare la solita precisazione in merito ai filtri. La normativa europea, la EN 1822, classifica i filtri in tre categorie. Abbiamo i filtri EPA, HEPA, ULPA. I filtri EPA vanno da E10 ad E12 e sono ad alta efficienza e vengono chiamati anche filtri semiassoluti. Qui potrete vedere lo schema per le altre due tipologie di filtro. Questo gruppo filtrante ad alta efficienza funziona in modo molto efficace, rimuovendo circa il 99,97% delle particelle sospese nell'aria con diametro di circa 0,1 micron, il che può alleviare le reazioni allergiche causate ad esempio da polline, polvere ed altri allergeni. Il valore KDR di questa macchina, il cui acronimo significa Clean Air Delivery Rate, cioè il volume d'aria filtrata emessa dal purificatore, è di 230 metri cubi ora. Questa potenza lo rende adatto per utilizzi ad esempio in soggiorni, cucina, ambienti open space, ma anche camera da letto, ufficio o qualsiasi altro ambiente di grandezza pari a circa 60-80 metri quadrati. Vediamo adesso i tasti presenti sul purificatore. Il pannello è totalmente touch. A sinistra troviamo il pulsante di accensione, poi il pulsante per variare la velocità che va da 1 a 3, poi il pulsante per attivare o meno gli ioni negativi, la possibilità di attivare un timer di 1, 4 oppure 8 ore, infine il tasto sleep, cioè la modalità notturna, che abbassa la velocità del motore a 1 e disattiva i LED dei comandi. Per quanto riguarda la rumorosità, questo purificatore è abbastanza silenzioso, dalla modalità sleep fino alla seconda velocità, mentre alla massima potenza, cioè alla terza velocità, inizia a farsi sentire. Tutti i prodotti e gli strumenti che utilizzerò adesso saranno presenti nella descrizione di questo video. Per quanto riguarda i consumi energetici, ho eseguito un test con uno strumento dedicato. La macchina in stand-by consuma solo 0,2 watt. Alla prima velocità abbiamo un consumo di circa 24,5 watt. Con la seconda velocità abbiamo un consumo di circa 32 watt. Mentre con la terza velocità, cioè la velocità massima, arriviamo a circa 47 watt. Il generatore di ioni assorbe pochissimo, solamente 0,2 watt. Infine, in modalità notturna, ritorniamo ai 24 watt circa della prima velocità.
Adesso invece eseguire un test sul generatore di ioni presente all'interno di questo purificatore. Ovviamente per eseguire questo test utilizzerò uno strumento che già abbiamo visto in un altro video. Come possiamo vedere dalle immagini, abbiamo a circa 30 cm la potenza dichiarata dalla casa, cioè 10 milioni di ioni su centimetro cubo. Infine ho eseguito un test di purificazione d'aria con questo purificatore, monitorando i risultati con uno strumento professionale come il Temptop LKC1000S+. Sono partito dai seguenti valori di particolato: PM2.5 3,9 microgrammi su metro cubo, PM10 6,9 microgrammi su metro cubo e il numero di particelle è 569. Per quanto riguarda invece la formaldeide, abbiamo un valore di 0,04 mg a metro cubo, mentre il totale dei VOC è 0,17 mg su metro cubo. L'indice della qualità dell'aria è di 15. Il test è stato eseguito nel mio studio, che è di circa 40 metri cubi, in soli 5 minuti. Vediamo i risultati. Il particolato 2.5 è sceso a 0,3 microgrammi su metro cubo, il PM10 a 0,3 microgrammi su metro cubo, il numero di particelle è sceso ad 84. Per quanto riguarda invece sia la formaldeide che il totale dei VOC, i valori sono rimasti invariati. L'indice della qualità dell'aria è sceso a 1. I valori, anche se già ottimi, sono ulteriormente migliorati. Il purificatore in questione è davvero un'ottima macchina. Come però ho premesso già in altri miei video, prima di acquistare un qualsiasi purificatore è opportuno monitorare la qualità dell'aria presente nell'ambiente in cui si desidera installarlo, in modo da scegliere in maniera più appropriata sia il modello, sia la capacità e sia il grado di purificazione. Ovviamente anche di questi strumenti vi lascio il link nella descrizione. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie e al prossimo video. Ciao!